sit-in dei genitori degli alunni della scuola di Via D'Amato in piazza Municipio a Campobasso. Dopo la chiusura della struttura si cercano soluzioni. Diversi presidi regionali che a causa delle riforme nazionali rischiano la chiusura, tra questi la Corte d'Appello, determinante il ruolo del Consiglio di Palazzo Moffa. La quarta commissione consiliare approva il disegno di legge sulla prevenzione del gioco d'azzardo, introdotti elementi di premialità per gli esercizi senza sale dedicate. Al Teatro Savoia di Campobasso domani lo spettacolo Il Wyant di Tutti i riflessi di speranza. L'intero incasso sarà devoluto a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Morte per annegamento, è stato ritrovato dai sommozzatori provenienti da Taranto il corpo del bracciante romeno Fani Catalese di 27 anni scivolato nelle acque del lago di Occhito tra Molise e Puglia. L'uomo si era diretto all'invaso artificiale per pescare sulle sponde del lago. Le forze dell'ordine hanno infatti rinvenuto la canna da pesca e alcuni effetti personali. E si sono avvalsi della facoltà di non rispondere oggi nel Palazzo di Giustizia Larino, Felice Ferrazzo, Fabio e Mirko Marchese, tutti e tre finiti in cella per la presunta appartenenza alla cosca malavitosa della provincia di Crotone che aveva messo radici sul litorale adriatico tra Campomarino, Termoli e San Salvo. Per i legali della difesa non c'è attualità che giustifica le misure cautelari nel penitenziario di Larino a distanza di oltre 5 anni. Dai fatti, da parte dei tre indagati, a parere degli avvocati, non esiste il pericolo di commettere altri reati, fuga o inquinamento delle prove. E protesta dei genitori degli studenti della scuola di Via D'Amato a Campobasso oggi in piazza Municipio. Dopo la chiusura dell'istituto, considerato non sicuro, l'amministrazione propone delle alternative per evitare i contestati doppi turni. I genitori degli alunni di Via D'Amato, l'istituto chiuso perché non sicuro, dicono no ai doppi turni e quindi alla possibilità di lezioni pomeridiane. Così oggi in piazza Municipio a Campobasso la protesta delle famiglie fino al ricevimento da parte del sindaco Antonio Battista e dell'assessore Pietro Maio di una rappresentanza del comitato dei genitori. Dall'amministrazione di Palazzo San Giorgio proposte soluzioni diverse che vedrebbero fino a gennaio il trasferimento degli studenti nelle strutture di Via Crispi e Via Roma, evitando i contestati doppi turni. Noi abbiamo un'idea che è quella di non far fare i doppi turni, di andare all'apertura della scuola senza creare disagio ai cittadini e soprattutto di tenere contemporaneamente in sicurezza, in relativa sicurezza agli alunni, perché noi dobbiamo essere un'amministrazione responsabile. La prima cosa, al di là di qualche disagio, di questo ce ne scusiamo, ma soprattutto rispettiamo la sicurezza degli alunni. Noi abbiamo fatto delle proposte essendo coscienti della situazione logistica che abbiamo delle scuole, abbiamo verificato varie ipotesi e varie opportunità, non abbiamo altre soluzioni, sono quelle. È una situazione temporanea, ripeto, dal 9 di gennaio 2017 sarà tutto rimodulato, perché noi andremo a sistemare, migliorare dal punto di vista sismico la scuola di Via Gorizia con un intervento di circa 100.000 euro. A quel punto noi abbiamo altre opzioni in più, come abbiamo l'altra opzione della scuola di Via Berlinguer. La proposta è quella di portare le 4 classi della D'Amato, la materna, a Via Crispi, dove già è in uso l'altra ala dalla preside Tirone, di liberare completamente la scuola Enrico Dovidio di Via Roma e di portare i ragazzi della D'Amato su via Enrico Dovidio. Ripeto, questo ci consente di non far effettuare i doppi turni, quindi di evitare i disagi, di non smembrare le classi e di dare la sicurezza agli alunni. Ovviamente questa è una situazione, ripeto, fino al 9-10 gennaio, dopodiché noi abbiamo un altro contenitore che è quello di via Gorizia e successivamente avremo anche il contenitore di via Berlinguer. Quindi le scuole sono sempre in work in progress, mai nessun preside, mai nessuna amministrazione può dire quella scuola è di Tizio Di Caio, quelle scuole sono della città di Campobasso e degli studenti e degli alunni.
Il sindaco, l'amministrazione e l'assessore hanno semplicemente illustrato formalmente al Consiglio Comunale, ai capigruppo presenti, quelle che sono le due opzioni formulate dall'amministrazione. La prima, quella che prevedeva i doppi turni, e la seconda che invece non prevede i doppi turni, quindi la soluzione di spostare la Materna di via D'Amato in via Crispi e di ripristinare l'edificio di via Roma della Enrico Dovidio in prospettiva del trasloco completo di via D'Amato sulla Francesco Dovidio di via Gorizia. Queste ad oggi sono le soluzioni messe in campo dall'amministrazione, purtroppo non ce ne sono altre di prontissimo impiego, peccato, perché la possibilità di avere dei moduli prefabbricati ad uso didattico già pronti, oppure la scuola di via Berlinguer pronta così come era stato promesso dall'amministrazione, avrebbe oggi consentito a una buona parte della scuola di via D'Amato di poter disporre di una scuola nuova e sicura, così come purtroppo non è. Dopo il periodo di ferie torna al lavoro il Consiglio regionale del Molise e riprende da oggi un'attività che diventa sempre più importante e particolare in un momento difficile dove il territorio rischia di perdere tanti presidi di vitale importanza, a cominciare dalla Corte d'Appello di Campobasso. Il Consiglio regionale del Molise certifica di fatto ancora la condizione di autonomia di una delle 20 regioni d'Italia. Una autonomia continuamente minacciata dagli attacchi che le istituzioni nazionali portano ai suoi presidi, spostando altrove i punti di comando e le competenze territoriali o addirittura perseguendo la volontà di dismettere e cancellare tante presenze, come riguardo alla Corte di Appello di Campobasso. Riprendono in questo clima di attacco alla tenuta d'autonomia i lavori del Consiglio regionale del Molise. Ne parliamo con il Presidente del Consiglio, Vincenzo Cotugno. Nelle comunicazioni che farò all'Aula parleremo proprio dello stato dell'arte relativamente ai presidi e quindi soprattutto alla Corte d'Appello. Domani nella conferenza dei capigruppo stabiliremo le azioni, perché noi non siamo riusciti ancora ad avere da parte dei ministeri competenti un incontro con la delegazione parlamentare e con la delegazione consiliare costituita ad hoc con una delibera del Consiglio regionale. Insieme con questa sera, insieme anche con gli ex consiglieri regionali, stabiliremo tutti insieme un tavolo permanente di agitazione, chiamiamolo come vogliamo, ma dobbiamo assolutamente alzare l'attenzione e dobbiamo assolutamente cercare di avere risposte certe per quanto concerne la Corte d'Appello di Campobasso, che significherebbe di fatto perdere l'autonomia della nostra regione. Questo non ce lo possiamo consentire assolutamente. Io mi auguro che ci possa essere una risposta serena, attenta, per quanto riguarda il nostro territorio da parte del Governo nazionale. Faccio un appello ai parlamentari, ai nostri parlamentari, di fare tutti insieme azione comune. Questo è il momento di stare uniti, perché uniti noi possiamo vincere questa battaglia e la dobbiamo assolutamente vincere. È decisiva accelerata nell'iter per l'approvazione della legge sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. La quarta commissione consiliare ha approvato all'unanimità il disegno di legge proposto dal consigliere Carmelo Parpiglia. La legge prevede un impegno di spesa di 261.000 euro per 3 annualità che permetterà al comitato consultivo, in collaborazione con l'ASREM, gli ambiti territoriali sociali e le organizzazioni del privato sociale, di predisporre una serie di iniziative per limitare sensibilmente il rischio patologico. Tra le prerogative della legge c'è il divieto di aprire nuove sale da gioco nel raggio di 500 metri dalle aree sensibili, luoghi di culto, scuole, strutture ricreative, sportive e culturali, in una logica preventiva e di contrasto al dilagante fenomeno. Inoltre il provvedimento introduce elementi di premialità e penalizzazione per gli esercizi nei quali sono presenti o meno spazi per il gioco o appunto sale da gioco. L'ex presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, replica al governatore Frattura in merito all'accordo che presto verrà firmato con il Ministero per la valorizzazione dei beni culturali e la salvaguardia di posti di lavoro.
Martedì 13 sarà firmato a Roma l'accordo per la valorizzazione del patrimonio culturale del Molise e la salvaguardia di alcuni posti di lavoro del comparto tra i presidenti delle province di Campobasso e di Isernia e il Ministero dei Beni Artistici. Un accordo che lo scorso 3 agosto ha ribadito in una nota il governatore Paolo Frattura è saltato dopo i dubbi manifestati dall'ex presidente di Palazzo Magno, Rosario De Matteis, eccezioni poi ritirate da quest'ultimo nello stesso giorno. Dichiarazioni alle quali sono seguite le repliche di De Matteis, il quale ha sottolineato come il governatore ben conoscesse all'epoca i motivi che spinsero ad avanzare perplessità, segnalate dal dirigente provinciale dopo aver rilevato punti poco chiari nella convenzione. Quindi, ha spiegato l'ex vertice della provincia, non una volontà di non firmare un accordo, ma una volontà di definire tutto, anche perché la biblioteca Albino è stata mantenuta in vita dall'amministrazione di Via Roma con sforzi enormi. Nella circostanza De Matteis si rivolge a Frattura, sollecitandolo a risolvere con solerzia anche il problema dei centri per l'impiego, dove ad oggi restano paralizzati 26 dipendenti, oltre ai lavoratori delle società che non hanno potuto procedere con le selezioni. Senza dimenticare la non ottemperanza ad una delibera di giunta provinciale da parte del dirigente regionale, senza alcun conseguente richiamo. Per l'ex presidente De Matteis, quelli del governatore Frattura sono attacchi gratuiti ed imbarazzanti. Blitz degli uomini della squadra mobile della questura di Isernia in un appartamento del centro città dove un giovane del posto coltivava sul balcone marijuana. Il trentenne, già osservato e pedinato da qualche giorno dalla polizia, curava alla luce del sole le sue piantine di stupefacente. 8 quelle sequestrate, alcune di un metro di altezza, una decina quelle tagliate e destinate allo spaccio, quantomeno all'uso personale. Rinvenute in casa anche alcune foglie già essiccate e pronte al consumo. Il trentenne è stato denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti. 30.000 euro di prodotti rubati sono stati recuperati dalla polizia di Vasto Sud dopo un inseguimento sulla A14. Gli agenti hanno tentato di fermare un furgone bianco dopo che dei malviventi avevano trasferito la merce da un tir nell'area di servizio Trigno Ovest a Montenero di Bisaccia. La pattuglia si è lanciata nella corsa, riuscendo ad intimorire autisti e complici che hanno arrestato la marcia, fuggendo però via. All'interno del furgone sono stati ritrovati 250 scatoloni di prodotti per la casa e per la cura della persona. Le targhe del veicolo sono risultate false. In corso le indagini. Siringhe disseminate nel centro storico di Campobasso, appello del consigliere comunale Di Bernardo al prefetto e alle locali forze di polizia. Fenomeno dilagante nel centro storico di Campobasso, cittadini stanchi della costante presenza di siringhe usate dai tossicodipendenti disseminate in buona parte dei vicoli e delle piazzette, case abbandonate che vengono utilizzate come luogo di ritrovo dove poter fare tranquillamente uso di stupefacenti. A lanciare l'allarme il consigliere comunale di Campobasso, capogruppo di Molise di Tutti, Francesco De Bernardo. I rischi sono tanti, aggiunge, dal contagio di malattie per i bambini che risiedono nel borgo antico, che in curio siti potrebbero pungersi con le siringhe abbandonate, all'abbassamento vertiginoso dei livelli di sicurezza fino ad arrivare all'aumento dei fenomeni di vandalismo. Sollecitata quindi la presenza di più forze dell'ordine per porre fine alla problematica. Appello al prefetto, al questore, all'arma e alla Guardia di Finanza. La ricostruzione abitativa nei paesi del cratere molisano che gravitano attorno a San Giuliano di Puglia ha raggiunto il 70%. Solo 3 anni fa era appena ad un terzo del totale. Sono giunti attorno al 70% i lavori di completamento delle abitazioni nei 14 paesi che rientrano nel cratere sismico per effetto del terremoto che ha dilaniato nel lontano 2002 le province di Campobasso e Foggia. A Ripa Bottoni e Bonefro vivono ancora, dopo poco meno di 14 anni dal sisma, una decina di persone, per lo più anziani, nelle casette di legno, mentre sono ultimate le opere a San Giuliano di Puglia, dove perirono 27 alunni delle elementari della scuola Jovini e l'insegnante Carmela Ciniglio di Colle Torto.
Nel 2013 i lavori di completamento della ricostruzione post-terremoto erano appena al 36%, ricordano gli attuali amministratori del governo regionale di centrosinistra. Da allora ad oggi i dati sono stati pressoché raddoppiati. L'obiettivo dichiarato dagli inquilini a Palazzo Vitale di Campobasso è quello di completare tutto entro i prossimi 2 anni. Tra le cause principali dei numerosi ritardi pure i pagamenti alle ditte del campo edile, chiamate in causa per ricostruire i paesi dalle macerie lasciate dal sisma del 31 ottobre. Non sono previste anticipazioni con gravi conseguenze per le imprese. Il governo regionale ha supplito al deficit con la partecipazione diretta della Fimmolise nell'opera di ripresa edilizia, attraverso un prestito a titolo di anticipazione alle aziende in attesa dei pagamenti per i lavori effettuati. Ed il Paese inizia ad intravedere la luce dopo anni di recessione economica, ma la lunga scia della crisi e il dissesto finanziario non sembrano lasciare il Molise. La disoccupazione giovanile resta galoppante, i neolaureati sono costretti a prendere la strada dell'emigrazione, la dissestata viabilità rallenta qualsiasi ipotesi di rilancio produttivo, i paesi di montagna sono rimasti senza più servizi. Il Molise vive una fase di ritorno al passato e non aiutano certamente i buchi fuori bilancio e i debiti sanitari che hanno mandato in dissesto le istituzioni in conseguenza delle politiche poco condivisibili degli ultimi decenni a Palazzo Vitale. Il debito pubblico accumulato ha assunto dimensioni forti, ma esso non toccherà coloro i quali in Consiglio regionale hanno maturato vitalizi per periodi di tempo in alcuni casi anche molto ridotti. A peggiorare la situazione generale di molte realtà, tra le quali il Molise, la soppressione di circa 4 miliardi e mezzo di euro dal governo nazionale di crediti che le regioni vantavano nei confronti dello Stato per bilanci che si mantenevano su importi non effettivamente riscuotibili. Per poter risanare il disavanzo pubblico, il presidente della Giunta Paolo Frattura, sostiene il Movimento 5 Stelle, ha preferito indebitare i contribuenti della regione con un mutuo di 30 anni di oltre 200 milioni di euro, accettando senza battere ciglio la scelta del governo nazionale che ha ripulito il debito dello Stato, facendo ricadere l'operazione sulle amministrazioni regionali. Spese sostenute negli anni trascorsi senza copertura, che dovranno essere ripianate, quell'esborso attraverso nuovi tributi dai molisani. L'Università del Molise e quella australiana di Wollongong hanno firmato un accordo per la collaborazione culturale e scientifica che consentirà a studenti, ricercatori e docenti dell'Ateneo Molisano nuove opportunità verso il paese del continente oceanico. Per il rettore Gian Maria Palmieri un tassello significativo che arricchisce le relazioni internazionali dell'Unimol. E si è svolta oggi nella sede universitaria di Campobasso la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. 443 i candidati che hanno sostenuto i test d'ingresso per 72 posti assegnati all'Ateneo Molisano dal Ministero della Pubblica Istruzione. E torna a Campobasso lo spettacolo teatrale Il Vaillant di tutti, i riflessi di speranza, organizzato dall'Associazione Culturale Overture. L'iniziativa al Teatro Savoia domani sera prevede che l'intero incasso sia devoluto in favore delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. Non più al Castello Monforte, ma per causa del previsto peggioramento delle condizioni meteo, si terrà al Teatro Savoia a Campobasso lo spettacolo teatrale Il Vaillant di tutti, riflessi di speranza, che torna in città e questa volta con lo scopo precipuo di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dall'evento sismico del 24 agosto ad Amatrice e comuni limitrofi. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Overture. È stato un gesto spontaneo di tutta la produzione di Overture, dal cast artistico a quello tecnico, a tutte le persone che poi ne fanno parte, le aziende, quindi parlo dei grafici, parlo delle tipografie che si sono immediatamente rese disponibili a un'iniziativa che è nata in tempi strettissimi perché è stato deciso il 25 di agosto di regalare
quello che possiamo, quindi il nostro mestiere è soprattutto di creare questo evento che raccolga più gente possibile, che da un euro a quel che voglia possa rendere un gesto per questa tremenda tragedia che ha colpito nuovamente l'Italia e come tante ormai crea una profonda spaccatura, ma fondamentalmente, come dicevamo prima in conferenza stampa, la crea non solo dal lato materiale, che diciamo risulta essere comunque un grande dissesto, ma soprattutto dal profondo degli animi, e perché subire questo è poi la ricostruzione dell'animo che è la più complicata. Noi abbiamo deciso di devolvere tutta la raccolta che faremo ad una destinazione ben precisa, che è l'apertura di un conto corrente dedicato con l'obbligo dell'utilizzo per la ricostruzione del teatro di Amatrice, che è andato totalmente distrutto e che dalle nostre ricerche era comunque un teatro che era in piena attività, sia come cinema che come teatro stesso, con produzioni locali e non. Ritengo che il teatro sia comunque un mezzo per costruire il tessuto sociale di una realtà che oggi, ripeto, è totalmente distrutta. Altra cosa importante, un po' più tecnica, ma che ritengo di dover comunicare, è lo spostamento della location dello spettacolo. Era stato deciso di farlo al Castello Monforte di Campobasso, splendido posto, con la collaborazione della città di Campobasso e di Incima, che è un raggruppamento temporaneo di imprese che sta benissimo gestendo ormai quello spazio per attività varie. Però, viste le temperature innanzitutto e soprattutto il rischio pioggia molto forte, la Fondazione Molise Cultura e la Regione Molise si sono immediatamente rese disponibili all'apertura straordinaria del Teatro Savoia. Da oggi e fino al 10 settembre al Castello Svevo di Termoli la mostra di Gabriella Tutolo, Giornata della Salute, invece a Rocca Vivara. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo parzialmente nuvoloso oggi sul Molise con deboli rovesci, più probabili la sera sul versante adriatico. Le temperature sono comprese tra i 14 gradi la minima a Campobasso e la massima di 23 a Isernia. Ventilazione settentrionale, mare poco mosso. Domattina cielo coperto sulla regione con l'arrivo di precipitazioni piovose diffuse. Valori climatici stazionari o in lieve calo, venti da nord. La Civitanovese, prossima avversaria dell'Agnone, regola a fatica il San Marino nel primo turno del campionato di Serie D, due formazioni in grado di lottare per il vertice del girone F. La Civitanovese, dopo aver fatto bene nei primi due turni di Coppa, si è preparata al meglio per affrontare la prima di campionato, una delle grandi favorite nella corsa verso la Lega Pro, il San Marino. La squadra praticamente che si è presentata alla comunale di Civitanova è sicuramente squadra di rango, con quell'Emiliano Ulcese, ex Ancona, e corteggiato anche dal team rossoblù. Scorrendo l'organico a disposizione di mister Caneo non si può fare a meno di notare le assenze di Gregora e di Erlane legate a problemi di trasferte e che dovrebbero essere risolti in breve tempo. Tra gli assenti anche Diomande e lo squalificato Tortelli. Chi non è da indicare tra gli assenti? Il generoso pubblico di Fede Rossoblù, che anche per l'occasione non ha lasciato sola la squadra. Bello anche il colpo d'occhio, se ci si aspettava forse qualche numero in più. Ospiti al gran completo, al fischio d'inizio dell'arbitro Iacovacci di Latina, assistito per l'occasione da due colleghi della stessa sezione, Matteo Pressato e Marco Cerilli. Si comincia subito con il San Marino, che al quarto usufruisce di un calcio d'angolo dalla bandierina di destra. La difesa di casa in qualche modo si disimpegna. Squadre schierate con schemi tattici a loro congeniali. I primi 20 minuti di gioco proposti da parte dei due team sono pregevoli, ma di vere occasioni da gol non se ne propongono. Al 21esimo brava la Civitanovese nell'intercettare un pericoloso
contrattacco del San Marino, avrebbe fatto sicuramente male. Civitanovese un minuto dopo in vantaggio, 22esimo con Negro, con la complicità del portiere Dini. Il gol regala maggiore tranquillità alla squadra di casa, che controlla con sufficiente autorità la reazione del San Marino. Si lotta con decisione in ogni angolo del campo, con una Civitanovese che non si lascia condizionare dalla valenza tecnica dei biancocelesti. Al 40esimo prova a ripartire la Civitanovese, da sinistra cross di Wad, palla in area, impatto maldestro di Rubino, pallone sul fondo, occasione bruciata da parte del team rossoblù. Squadre che si presentano senza novità nei rispettivi assetti tattici. Civitanovese ad un passo dal raddoppio con Barboso, il brasiliano fa tutto bene meno che la conclusione. Occasione, dobbiamo dirlo, buttata al vento. San Marino non riesce ad organizzare una vera e propria manovra offensiva. 18esimo calcio di rigore in favore del San Marino. Olcese calcia, Vassallo strepitoso per l'occasione para, ma nel ribadire in rete la sfera Olcese non sbaglia. La partita si accende, San Marino ci crede, anche se la Civitanovese è quanto mai guardinga e pronta nelle ripartenze. Inizia il valzer delle sostituzioni nelle opposte formazioni, con chiari intenti di modificare gli assetti nel tentativo di effettuare il sorpasso sia dall'una che dall'altra squadra. 42esimo, si impreca in casa San Marino per un presunto fallo in area rossoblù non rilevato dal direttore di gara. Con 3 minuti di recupero e nel primo minuto dello stesso, al 46, Barbosa va a segno, gol che a un certo momento regala i 3 punti alla formazione di casa, anche se immediata è la reazione di un San Marino che non vuol mollare, e in questo frangente ecco spuntare fuori un grandissimo portiere, Vassallo. Rossoblù festanti, San Marino deluso. L'atleta paralimpico Giuseppe Campoccio ha limato i suoi risultati nei lanci in occasione del 10° Memorial Liborio Fraraccio svoltosi sulla pista dello stadio di Isernia. Campoccio ha stabilito i nuovi record nazionali nel getto del peso, 9 metri e 95 centimetri nel lancio del disco, 23 metri e 2 nel lancio del giavellotto grammi 600 con 24 metri e 80 centimetri. Il giovanissimo Luca Ciavone è stato invece capace di ottenere nel salto in lungo la misura di 6 metri e 82, che lo vedono così primo in Italia nella categoria cadetti. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.